Era il 1973, esattamente il 25 di novembre, quando due bambini, padre Stephen Pulaski, si imbatterono in un oggetto a forma di cupola che a quanto pare era atterrato a Greensburg, in Pennsylvania. Poi comparvero due creature, al che Pulaski pensò che si trattasse di un gruppo di orsi. E prese il fucile e sparò. Ma non erano orsi, camminavano in modo eretto e ricordavano le descrizioni dei Bigfoot. Erano enormi, alte oltre 2,5 metri, e avevano degli occhi grandi, gialli e verdi, che scintillavano. Quando questi esseri notarono l'uomo e i bambini, cercarono di avvicinarsi. Ma il padre sparò nuovamente e si mise in salvo con i bambini.